ma è pur doglia narrar simili eventi, doglia tacerli, una miseria e tutto. Come prima scoppiò l'odio tra i numi e in due parti gli scisse una contesa. Questi, volendo abbatter dal soglio Crono, perché regnasse appunto Giove, gli altri tutto al contrario, adoprandosi perché mai Giove non avesse il regno. Io mi pensai convincere pel meglio i figliuoli del cielo e della terra, i titani, e non seppi. Essi, superbi della lor forza, le sottili astuzie disprezzarono, e senza stento, a forza, conquistare il dominio immaginarono. A me però, non una sola volta mia madre temi, Egea, che nomi avari ed una forma sola, avean predetto l'evento già delle future sorti. Che vinto avrebbe chi vincer doveva, non con la gagliardia, non con la forza, ma con l'astuzia. E tutto questo udirono dalle parole mie, né lo degnarono d'alcun riguardo. In tali eventi il meglio mi parve allor trarre con me mia madre e spontaneo prestar soccorso a Giove che lo bramava. E pei consigli miei il negro abisso del profondo Tartaro, Crono, l'antico e i suoi compagni asconde. Ebbe da me tal beneficio, ed ora con queste pene turpi il re dei numi me ne ricompensa. È mal della tirannide questo dì non prestar fede agli amici. Or poi rispondo alla dimanda vostra, per qual ragione egli così m'offenda. Seduto appena sul paterno soglio, subito Giove a compatirsi diede doni ai celesti, a compatire uffici, a chi questo, a chi quello, anzi, distruggere tutta quanta volea la stirpe loro ed una nuova seminame. E niuno, se togli me, si oppose al suo disegno. Io nebbi l'ardire e gli uomini salvai dal piombare nell'Ade allo sterminio. Per questo in tali pene io son fiaccato, dure a soffrir, misere a vedere, perché pietà degli uomini sentii. Indegno io stesso parvi di pietà, e in questi lacci dolorosi stretto offro tal vista miseranda a Giove.